è molto apprezzabile da parte nostra. Grazie. La ringrazio. Passiamo ai voti. A questo punto, come da prassi, le mozioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Adesso intanto chiedo ai colleghi di prendere posto mentre gli uffici, in base a quest'ultima indicazione del Governo, redigono i pareri, così come poi la Presidenza dovrà declamarli all'Aula. Allora, indico la votazione nominale con procedimento elettronico sulla mozione Binetti ed altri, su cui il Governo ha espresso il parere favorevole. Onorevole Locatelli, che succede? Prego. Ero venuta alla Presidenza per potermi iscrivere per dichiarazione di voto e non sono stata chiamata. A me non risulta. Ah, un attimo fa. Ok, a dichiarazione di voto sostanzialmente. Vabbè, lei ha... due minuti, la faccio a questo punto. La ringrazio. È il, diciamo, è il rituale in via diciamo, eccezionale. Però che... non mi hanno segnalato che la mia iscrizione era il rituale, quindi l'ho data per scontata. Sì, sì, però insomma ecco, è il rituale, nel senso che di solito parla il gruppo più grande per ultimo. Se invertiamo questa logica, ogni dichiarazione di voto si comincia dal PD e si finisce con lei, mi sembra. Ecco. Comunque, prego. La ringrazio. Chiunque di noi abbia vissuto la drammatica esperienza di una persona cara affetta da una malattia grave o incurabile, conosce bene perché, come ha detto la collega Pinetti, ha provato o prova sulla propria carne quello che si prova ad avere incertezze nella diagnosi, dubbi sulle terapie, mancanze di informazioni sulle aspettative di vita. Sa dei terribili pellegrinaggi da un medico all'altro, da un laboratorio all'altro, dell'invio di esami, vetrini, spesso anche all'estero, per avere risposte, soprattutto per avere speranze. Una situazione ancora più difficile e grave quando si tratta di malattie rare, quelle per cui la ricerca